La truffa è un reato istantaneo. Anzi, normalmente la truffa consiste proprio nel mettere pressione al soggetto che deve ricevere, che deve versare, deve fare la dazione su presunti benefici dei quali potrà godere concludendo immediatamente. La classica truffa dell'autogrill. Ma se ci riflettete, questa truffa può essere fatta a esecuzione frazionata, cioè è un reato istantaneo che è già perfetto se ti induco in errore e ti determino all'atto dispositivo perfetto dell'errore, cotto e mangiato subito. Ecco, questa è l'induzione d'errore, questi sono i soldi, chiuso. Ma è suscettibile di separare il perfezionamento, questa è la condotta tipica già integrata, da una consumazione prolungata. Cioè quando tu non mi dai i soldi subito, ma me li dai a rate, un po' per volta. Il reato è lo stesso, è sempre truffa aggravata, ma cambia la modalità in cui in concreto questo reato si realizza, perché è una modalità nella quale si separa il perfezionamento dalla consumazione e in tutto questo frangente io do l'uniforme, il bene giuridico patrimonio resta compromesso. E in quanto tale la condotta resta unica. E qui ti possono mettere un giochino che ti distrugge. Quando io ottengo il pagamento della prima rata, c'è dentro di me qualcosa che si è rotto. Sento di non aver fatto la cosa giusta. Pagamento è di 12 rate, ovviamente non mi autodenuncio, ovviamente non posso autodenunciarmi, ma quello che voglio fare è evitare conseguenze. Quindi va bene, questo primo piccolo pagamento l'ho preso e rinuncio a tutti i pagamenti successivi. Il reato è in corso, abbiamo detto che il reato si è perfezionato. Ma non è ancora giunto a consumazione. La consumazione arriverebbe col pagamento dell'ultima rata, giusto? Però è già, com'è il reato? È già perfezionato. Possiamo allora ritenere che ci sia una desistenza volontaria? Beh, alla fine lui ha rinunciato, però. 56 terzo comma. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, è volontaria in questo caso? Lo ha voluto lui, no? Senza. Che differenza c'è tra volontariamente non volo e involontariamente? Che nell'involontariamente lui è determinato da un fattore esterno. Nel volontariamente lui deve essere buono per essere qualcuno che vuole qualcosa? Cioè lo deve fare per resipiscenza o lo può fare anche per ragioni opportunistiche? È indifferente, basta che sia voluto. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano di per sé un reato diverso. Ma se il reato è perfezionato, no? Beh, in questo caso quale desistenza? Il reato c'è già. Quindi la desistenza ha come presupposto un tentativo incompiuto, cioè addirittura che non sia giunto a esito il tentativo. Qui scrivete dove c'è il 56 terzo comma, tentativo incompiuto. Cioè la desistenza la fa quello che mi spacca la porta di casa, poi percepisce che l'orario non è quello giusto. Sente dei rumori e decide di abbandonare la porta senza entrare in casa. Secondo Fiandaca, in questo caso ci sarebbe una desistenza volontaria che esclude la responsabilità per furto in abitazione. Ovviamente, però, la porta me l'hai danneggiata, no? Quindi c'è un danneggiamento doloso. E infatti la norma dice rispondi dei reati che hai già realizzato con quella parte di condotta, cioè rispondi solo di danneggiamento. Diverso sarebbe se il ladro si vedesse scoperto dal vicino, beh, allora in questo caso la desistenza non sarebbe neppure volontaria e risponderebbe di tentativo. Ma l'ultimo comma del 56 parla di un'altra figura, mi parla del recesso attivo. E forse qua, qua ci siamo?
Se volontariamente impedisce l'evento, vabbè. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà. Hai capito come ti mettono in crisi con la malversazione dei danni dello Stato? Poi tu dopo dici, Zincani non l'aveva fatta. Ho capito, ma le tracce sono fatte così, hanno complessità, no? Lo avete visto? Creano ragionamento, saranno tutte così. Allora, rivediamo, recesso. Io, la condotta c'è stata, ma l'evento non voglio che si verifichi. E quindi, in effetti, io ho rinunciato, dopo aver percepito la prima rata, a tutto quello che ne è derivato. Quindi è un... Dai, leggendo il 56 quarto comma, rileggiamolo. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà. Quindi è un... È un recesso, vero? Chi è che dice recesso sulle mani? Fino a quando c'è un tentativo e da quando c'è un reato perfetto? Tentativo compiuto, quindi qui sotto al 56 quarto comma scrivete tentativo compiuto. Si può avere soltanto fin quando non c'è il perfezionamento del reato. Ma io cosa ti ho detto? Che nel reato a esecuzione frazionata il perfezionamento c'è stato, ma si crea una separazione tra perfezionamento e consumazione. Se il reato è già perfetto, non può esserci né desistenza e né recesso. Tu hai preso una rata, va bene. Una rata integra già l'evento della truffa, hai già percepito l'utilità inducendo in errore, quindi quello è un reato perfetto. Poi al limite ti daremo un attenuante. Diverso il discorso nel caso in cui io faccio un'attività fraudolenta alla quale non segue alcun pagamento, perché io prima di ottenere il primo pagamento dichiaro di non avere diritti e rinuncio ad ottenerlo. Beh, questo è un recesso. Cioè il tentativo l'ho compiuto, ho presentato i documenti falsi, ti ho indotto in errore, ma un attimo prima del pagamento non ho voluto essere pagato. Questo è un recesso. Ma nel momento in cui tu la prima rata la prendi, che tu ne prenda una o ne prenda 20, quello è un reato perfetto e consumato. Qual è la differenza tra una rata e 12? Se viene un tuo cliente e dice allora sono un idiota, allora lei avvocato mi ha danneggiato, perché tanto valeva prenderle tutte 12. Io per 12 anni avrei preso 1 più 1 più 1 più 1 e invece così ne ho presa solo una. Allora sono un idiota. Nei reati a esecuzione frazionata, da quando decorre la prescrizione del reato? Dalla consumazione. Se il reato è perfetto e consumato con la prima rata, ovviamente i termini di prescrizione decorrono da quella. A meno che il soggetto ogni volta non presenti nuovi documenti e faccia nuovi artifici per fare un nuovo reato, ma lì allora non c'è più un reato a esecuzione prolungata, ma ci sono tanti reati quanti sono le truffe. Il caso classico è il datore di lavoro che certifica falsamente la malattia dei propri dipendenti, no? In questo caso lui ogni anno per operare in compensazione con l'INPS dichiara di aver versato la malattia che non ha mai versato ai suoi dipendenti. Ogni dichiarazione è un autonomo reato nei confronti dell'INPS e questo reato è a sé stante, cioè ogni reato opera in continuazione nella stessa dinamica. Ovviamente nei reati frazionati d'evento abbiamo visto la successione di leggi opera tenendo conto anche qui della teoria della condotta, purché la condotta sia giunta ad esaurimento, deve essere esaurita.